In un momento difficile del paese, questa sera naturalmente trentesimo minuto non si ferma, cercheremo di analizzare la partita della Fiorentina, cercando anche di sdrammatizzare un po' la situazione se ci riusciremo, soprattutto cercheremo di analizzare e di capire cosa potrà succedere domani, che è una giornata fondamentale probabilmente per il calcio italiano, probabilmente verrà sospeso fino al 3 di aprile. E credo che sia poi alla fine anche la situazione più giusta e corretta, dove non c'è chiarezza, ci vuole veramente una regola precisa che sancisca veramente la sospensione del campionato e poi ripartiremo quando la situazione sarà più tranquilla e soprattutto anche perché obiettivamente assistere alle partite di calcio come abbiamo fatto in questi 4, in questi 4-5 match di questo fine settimana, obiettivamente è molto triste e poi non è più uno spettacolo e credo che uno spettacolo come il gioco del calcio debba avere i propri tifosi ad assistere, per cui credo sia giusto anche fermarsi un attimo e analizzare quello che sta succedendo in Italia, in Europa e forse anche nel mondo. Detto questo, è tempo di sistemare le ultime cose e poi partiamo. Meglio del design e della tecnologia incontrano l'innovazione dell'ibrido o l'efficienza del GPL nella gamma Sportage. Kia Sportage, sempre più Sportage. Solo a gennaio Sportage GPL, tuo con finanziamento a tasso zero. Kia, the power to surprise. Eccoci qua, buonasera, bentrovati. Allora presentiamo lo studio, però prima di presentare lo studio, siccome le regole sono ferree e la direzione ci ha obbligato a essere ligi a quelle che sono le regole, naturalmente io misuro qua ed è un metro tra i due ospiti, eccoli qua, che sono Leonardo Voci da questa Buonasera, parte e il mitico Tiziano Pieri. Ciao Tiziano, buonasera, buonasera. buonasera a te, Sam. Allora, detto questo, presentiamo anche l'altra parte dello studio dove troviamo Leonardo Petri. Buonasera. Buonasera. E l'avvocato Massimo Magni. Buonasera, Buonasera. avvocato. Tutto a posto? Tutto a posto. Perfetto. Hai messaggi, come sempre, Simone Cerino. Ciao Simone, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Ricordo il numero per intervenire in diretta con i vostri SMS e WhatsApp. Ed è il 342-1971-871. Allora, io direi prima, tra poco Simone ci racconterà anche quello che sta succedendo per quanto riguarda l'Europa League, perché c'è una squadra che già ha deciso di non giocare e per cui insomma già iniziano un po' queste informazioni che sono molto interessanti, però noi cerchiamo di capire quello che è successo ieri alle 18 al Friuli, dove la Fiorentina ha pareggiato 0-0, un punto come si diceva una volta che fa classifica, non è stata una grandissima partita, però alla fine della fiera quello che contava erano i punti. Lei, Petri, è Quando le d'accordo? porte chiuse sono un bene, ahimè non ha visto nessuno. Io avrei spento anche le telecamere. Subito, vedo, l'hai toccata a primo No. piano, eh? Un punto che, ma tanto domani finisce ogni cosa, di che si tratta? Un punto che avvicina la salvezza, ci Visto aiuta ad essere un po' più vicini alla salvezza, anche se le squadre dietro sono notevolmente migliorate. Dal punto di vista del gioco non ci siamo, buona tenuta difensiva. Chiesa sulla fascia, cioè, mi ha fatto piacere rivederlo, anche se nel finale, centrocampo improponibile, Badel ombra di se stesso, e se l'ombra di Badel è meglio di Pulgar, ti immagini che acquisto si è fatto a piglia Pulgar.
Castrovilli in questo momento un po' in difficoltà. In un momento di coronavirus Duncan così... ha problemi tecnici evidenti. No, basta, non si parla più di calcio. Detti che pensavo, si può parlare di coronavirus. No, assolutamente, ma io ti dicevo proprio così. Anzi, aggiungo per chiudere tutte le storie, che se domani sospendono il campionato, domani all'altro si può mandare via Yahya. Ma tu sei pazzo. Ha fatto quello che doveva fare, ci ha salvato, tutto ristallizzato. Allora, io credo che, io sono peggio di Rocchi, a estrarre un cartino dopo 4 minuti, credo che... Tu mi condizioni la trasmissione. Ti condiziono, certo, non puoi dire dopo 4 minuti che siamo pronti a esonerare Yahya, perché sennò prendiamo in giro la gente, dai. Non puoi dire una frase del genere, è impossibile. Ai ai. Siamo a casa. Dal tifoso, quello l'unica cosa stare da fare è stare a casa. Certo, però noi bisogna stare qua perché da casa ci seguono, questo è importante. Dal tifoso Leonardo Rocchi. Tifoso, io devo dire che Iachini e qui ho un genuano accanto e Davide Nicola sono l'essenza del calcio. Non, quando vedi allenatori che prima di mettere la professione, la cosa, mettono il cuore, mettono l'anima per la società per la quale lavorano, parlare male di Beppe non mi riesce proprio. Purtroppo ieri abbiamo visto tutte le partite, sono partite falsate, perché l'essenza del calcio sono, e la parte migliore del calcio sono i tifosi. I vituperati ultras, che tanti si dovrebbero sciacquare la bocca, senza di loro lo stadio sarebbe uno sport inutile. E ieri sono stato particolarmente contento perché l'ho pensato ieri durante la partita al povero Spagna, che fu accoltellato contro il Milan. Ho pensato a lui ieri quando il Genoa ha battuto il Milan. Ogni tanto qualche forma di giustizia arriva anche per chi purtroppo non c'è più e ha dato la vita per la propria società di calcio. Avvocato Magli, analizzando tecnicamente la partita, lei che è un attento osservatore dal suo salotto, perché ieri non si poteva andare allo stadio... Lo consuma il salotto, mi dà l'idea da qui in avanti. Ma anche lei, poi me lo può più dire a me, capito? Non me lo può più dire. Io credo poi, che il plaid gli viene il poltrona virus. Diciamo il plaid anche a lui da qui in avanti. Io credo che oggi non alla fine. No, a me il poltronavirus mi viene, che io vado a Malta, ho scoperto che è un'isola in cui il poltronavirus non viene a nessuno. Siamo i nipoti di che voleva portare la Juve a giocare a Malta. Uguale, preciso. No, siamo partiti bene, devo dire la verità. Tecnicamente che passo indietro la Viola, avvocato? No, si è giocata su per giù come sempre, non c'è solo novità, però un punto fondamentale, perché se domani sospendessero i campionati, se per caso sarà perso, era un problema anche da un punto di vista psicologico. Però ragazzi, di tre centrocampisti ieri non se ne faceva uno, perché gli ho visto fare degli errori tecnici di passaggi di due metri e mezzo, tre metri, stoppe sbagliate a cinque metri, roba da pazzi. Io in questo caso non vedo la responsabilità dell'allenatore, io vedo che c'è dei giocatori scarsi, perché quando gioca Badeli si può far giocare a Pulgar, quando gioca Pulgar si può far giocare a Badeli, questo vuol dire che sono tutti e due poco buoni e quindi bisogna darsi da fare per comprare un altro centrocampista centrale all'altezza della situazione. Duncan non bene ieri, No, Duncan malissimo perché uno è sbaglio uno stop davanti alla porta di 5 metri, era un'occasione incredibile, è un problema, e giocano Serie A questi, e percepiscono stipendi importanti. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Io penso, però... Simon, che ieri, scusa se ho interrotto, l'unico veramente applicato sulla partita, quasi come sempre, perché ha sbagliato forse una gara sola, è stato Caceres. Bravo. Caceres ti ha salvato tre Caceres azioni. È un grandissimo acquisto. È forse l'acquisto anche più... Lirola, dai. Ma Caceres è straordinario. Ieri ha levato due o tre palle. Anche Milenkovic non ha giocato. Pezzella un po' meno. Pezzella c'ha quegli svarioni. Qua, ogni anche tanto quando Pezzella l'uomo... fa dei lavori che mi sembra che si addormenti a me. Però credo che insomma da qui in avanti, anche se si continuerà a giocare, non so come si possa pensare di arrivare in fondo a questo campionato. Credo che adesso ci saranno domani delle decisioni fondamentali che scateneranno questioni legali se non si riuscirà a recuperare, perché poi c'è l'europeo e quindi io non so quando verrà recuperato queste partite, se se ne salta tanto, perché non è che ai 3 aprile le cose sono risolte assolutamente. Quindi non credo si possa assegnare lo scudetto, credo che i problemi maggiori siano in fondo. Di sicuro, E poi c'è il problema di quell'altra parte. E poi, c'è poi non so come, se la FIGC e il governo decreta anche in Italia non si possa giocare a calcio
le italiane nostre in Europa possano giocare in Europa, perché in Italia non si può giocare. È da lì, è da lì che dobbiamo partire, perché se si ferma il campionato, come sembra, che è politicamente corretto, oggi dobbiamo tutti dire che è giusto fermarsi, perché i calciatori non è un lavoro impiegatizio che stanno a un metro, come oggi noi saremmo dovuti rimanere a casa, siamo venuti per l'impegno che avevamo preso, siamo a un metro, ci atteniamo alle disposizioni del governo, e che rispettiamo ovviamente, i calciatori no, devono lavorare, sudano, strusciano la bocca sulla maglietta dell'avversario, è un rischio per loro, quindi bisogna anche ringraziarli per il sacrificio che hanno fatto in questo weekend, soprattutto ieri e oggi. Il discorso è, bene, fermiamo il campionato. Si ferma il campionato, non giocano ma non si devono neanche allenare. Di conseguenza partecipano alle coppe europee? Che cosa succede? Si ritirano? Perché non potendosi allenare? Certo. O fermiamo tutto realmente, perché non è un problema italiano ma è un problema europeo, planetario? Qui è dappertutto il coronavirus, quindi questo Covid-19 ha colpito tutto il mondo. Ci sono zone più colpite e zone meno colpite. Però obiettivamente in questo momento l'Italia ha problemi superiori. Sì, alle altre. Hanno problemi superiori perché hanno fatto più tempo rispetto ad altre parti. Siamo avanti 15-20 giorni, arriverà da altre parti. Anche secondo me. Questo è un virus che lo portiamo in giro noi. E di conseguenza credo che l'unico modo sia, se vogliamo, fermare tutto, se no diventa inutile tutto. Insomma, gli avvocati si strusciano le mani. Ma fai che? Come per santi ricorsi, cose, osette. Ma contro chi? Contro tutti. Chiunque prende una decisione, perché come fai sbagli? Non c'è giudizio. Ma no, magari i ricorsi ci possono essere, ma diventano pretestuosi davanti a una calamità di questo tipo, è giusto fermarsi. Io non so quale giudice possa poi condannare chi. Fermarsi, poi, sì. È cioè, causa di forza oggi maggiore. Oggi ha scritto il CONI, quindi Malagò ha scritto di fermare al governo di fermare il campionato. Se si ferma il campionato italiano, credo che debba fare una riflessione importante anche l'UEFA. E credo che sia a rischio anche l'inizio del campionato europeo. Però vedi, il problema è questo. Fermare il campionato, giusto. Però che si fa? Si cristallizza tutto, si sospende, si prova a recuperare. Perché Sky poi i soldi che ha dato alle squadre sono da più allora, partire. Perché sì, queste sono riflessioni. Ma a mezzo si riscriva più il campionato senza soldi Sky. Cioè c'è talmente, secondo me... Si frazionerà in base al periodo giocato, secondo me. Cioè, poi ovvio che sono soluzioni che tiri lì sul piatto, sono superficiali queste considerazioni. Va fatto un'analisi più approfondita. Fermare il campionato, sospenderlo, se si gioca l'europeo lo annulli, se no lo posticipi, annulli l'europeo, lo fai l'anno dopo l'europeo e permetti ai campionati nazionali di finire con magari 2 mesi di sospensione. Secondo ora la soluzione è giocare appunto fino a fine giugno e l'europeo va... E l'europeo lo posticipi e credo sia il problema minore, guadagnano un anno per organizzare, sospendi oggi tutte le manifestazioni, quantomeno per 30 giorni, fai debellare questo virus, perché se tutti ci fermiamo stare in e casa, ci atteniamo... Non andare a sciare o all'aprire la casa in mare, capito? Oppure quelli dal nord andare al sud. Siccome gli italiani non sono in grado, non è che gli va raccomandato, gli va ordinato con l'esercito a presidiare. Un certo soluzione. Ora lei, ripeto, insomma, io sono abbastanza pesante. Questo è vero. Qualcuno potrebbe dire... Le scene alla Betone sono cose a vedersi. Sì, ma anche quelli alla Betone a mettere i cartelli... No. Cioè, diciamo la verità. Quindi si prelevano, si prelevano e si portano. Vabbè. Qualcuno potrebbe dire che anche noi però dovremmo restare a casa. Dove? Ma dico anche noi adesso siamo qua. La gente sui divani, oggi sta a casa. Ma ragazzi, stasera ma fanno Durisai, grazie. Durisai della televisione, però davvero che fanno a casa diventa difficile. Allora noi ci dobbiamo fermare. Ci dovrebbero raddoppiare lo stipendio. Questa potrebbe essere un'idea. Allora, ci sono i suggerimenti commerciali e poi torniamo i messaggi. Da voi a casa li leggerà come sempre il mitico Simone Cerino. A tra poco. Il meglio del design e della tecnologia incontrano l'innovazione dell'ibrido o l'efficienza del GPL nella gamma Sportage. Kia Sportage, sempre più Sportage. Solo a gennaio Sportage GPL, tuo con finanziamento a tasso zero. Kia, the power to surprise.
La qualità della vita è determinata in buona parte dalla qualità degli ambienti in cui viviamo. Saint-Gobain e Logli Massimo hanno unito la loro esperienza nel campo del comfort abitativo per creare dei sistemi integrati di altissima qualità. Perché la qualità del nostro habitat determina la qualità della nostra vita. Abituiamoci al benessere. Sono entrato nel mondo degli infissi in ferro e in alluminio e delle ringhiere. Ho scoperto la bellezza di un cancello, ho ristrutturato le scale e mi sono regalato le tende da sole. Poi ho scoperto una novità incredibile, gli infissi in PVC, fantastici e funzionali. Tutto in un solo nome, GS di Galardi Simone, un'azienda giovane, dinamica, professionale. GS di Galardi Simone, il mondo degli infissi con novità assoluta, il PVC, a Scandicci, località Olmo, gsdigalardisimone.it. Francesco, centralissima nel cuore di Prato, in via Santa Trinita 32, aperta tutti i giorni dell'anno dalle 7 alle 20. Nel dehors esterno o nella storica sala interna, Caffetteria San Francesco può accogliere tutti i vostri eventi, cene aziendali o private, feste e anche catering per tutte le occasioni. Basta affidarsi ai migliori professionisti. A chi posso rivolgermi? Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello. Ma è fantastico! Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro. Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi. Car, sempre aggiornata sulle ultime novità per il lavoro e per il tempo libero. Sempre pronta a soddisfare la clientela. Sempre all'avanguardia nella tecnologia su quattro ruote. Lo diresti che ha 70 anni? Car, concessionaria Fiat, Lancia, Abarth, festeggia i suoi primi 70 anni. E tu, da quanto tempo la conosci? Scopri le ultime offerte nelle sedi di Firenze e Sesto Fiorentino. www.carfiat.it. Car, muove la città. Buone. Eccoci qua, ben ritrovati. Dietro c'è Dragoschi, ogni tanto naturalmente grazie alle foto di Tiziano Pucci ci possiamo sbizzarrire un bel flashback, come si suol dire, dei giocatori che hanno fatto una buona partita ieri, come Martin Casares che è passato poc'anzi. Allora, Simone Cerino, le ultime, i messaggi che dicono gli ascoltatori bene, che ci seguono a casa, come sempre numerosi. Numerosissimi. Intanto ricordiamo che nel posticipo di questa sera il Sassuolo ha battuto il Brescia 3-0 e ahimè il Sassuolo ha sorpassato in classifica la Fiorentina. Il calcio è tifo, passione e cuore, così fermiamoci, in mana. Grande mana. Lo sport è una festa ed in questo momento non lo può essere, Giulio da Pontassieve. Ieri hanno fatto diversi errori, ha ragione l'avvocato, si deve comprare altri centrocampisti. Con quali soldi non si sa,
Vova da Piancastagnaio. Come si sa con quali soldi? Oggi Vonci batte Simon 10-0, cravatta troppo ganza. Ma la Petri... cravatta, no, scusate, prego. La cravatta del Vonci è quella del Mago Forest. E questa è il Mago Forest. Sì, mi ha chiamato lui, mi ha chiamato, ha detto, ma mi hanno rubato la cravatta. Ecco. In un momento di così tanta anche negatività bisogna emanare positività e sorriso, perché bisogna combattere tutti insieme ma con il sorriso. No, io vado più vicino a guardare l'eleganza di Vonci. Sta avvicinando. Sta un metro. C'è la bomboletta, arbitro. Se non ce l'ha con me, per... No. Sì, ma Petri, chi vorrebbe con i soldi degli altri? Lorenzo. Questo Lorenzo da Casette Dete l'ha mandato. Stai attento perché te c'hai già un giallo sulla testa, poi il secondo vai a fare la questo voce. Sarà uno che per 17 anni gli è andato bene tutto. Certo. E vorrei giocatori di calcio, vedi? Ma diamo tempo, ricordiamo che ma noi glielo do tempo. Il commisso è arrivato a giugno, per cui insomma diciamo che certo, è sicuramente il commisso è arrivato a giugno ed è già successo di tutto. Lui, io sono convinto che a Rocco Commisso, come si suol dire, dopo 8 mesi che è in Italia, ha capito come funziona il calcio, come funziona la politica, sono convinto che lui sta riflettendo della serie, ma chi me l'ha fatto fare? Calcio, stadio, centro sportivo, sì. Se arrabbiamo con gli arbitri, ora il coronavirus, uno fa non è mai più tornato a Firenze. No, cioè, però, a parte le battute, da giugno a febbraio, diciamo così, in questo periodo ha visto tutto quello che può essere il paese Italia. Secondo voi si è già un po' pentito? No, assolutamente no. Te, Leo? No. Iniziamo a dire, tu obiettivamente, no? Poi sei venuto quando è arrivato. Che impressione ti ha fatto, soprattutto voi avete, quando tu eri alla trasmissione? Al 90° minuto. Al 90° minuto. Abbiamo raccolto lo sfogo. In quel momento lo sfogo caldissimo di Rocco. Ecco, che impressione ti ha fatto, a parte lo sfogo? Ma in generale quest'uomo che ha 70 anni compra la Fiorentina viene a Firenze, è guidato dalla passione, ha dimostrato e quando c'è la passione c'è tutto, ma insomma non è il primo e non sarà l'ultimo appassionato di calcio. Il calcio è passione, abbiamo proprio finito di dirlo adesso, che non ha senso giocare con gli stadi vuoti proprio perché ha senso unire le persone, così ovviamente questo virus le ha divise, ragion per cui diventa inutile giocare. Lui ha passione, toccherà al popolo fiorentino non fargliela passare, perché non abbiamo visto, si sono succeduti, io l'ho già detto, diversi presidenti che quando sono arrivati avevano una grande passione, sono stati accolti con le fanfare, poi sono dovuti scappare, insomma, perché erano in corsi. Quindi spero che non tocchi a Commisso anche questo percorso che ha toccato quasi tutti i presidenti di tutte le città. Ci vuole tempo, pazienza, ci sono alti e bassi nel calcio. Non è facile mantenere sempre un livello alto, come peraltro ha fatto la Juventus con merito in questi anni. Abbiamo visto tutti i cicli, anche quello di Berlusconi è finito. Forse è stato l'unico che non è stato insultato dai propri tifosi, ma c'è un... Alla fine anche fischio l'ha preso anche lui. Sì, però meno pochi. Però ragazzi, ha fatto un po' tutto. Sì, ha fatto tutto. Diventa difficile. Però come fa che il Monza glielo lasciano Lega Pro? No, assolutamente, c'è una postilla che se il campione viene affermato il Monza va in Serie A, fa un anno in due, come fece la Fiorentina quell'anno dalla B. No, torniamo sul Commisso. No, a parte le che ha passione e secondo me ha avuto uno sfogo, peraltro magari su un episodio sbagliato, perché sicuramente era un episodio gestito male in campo arbitrale. Lui è uscito nel momento, forse voleva far sentire la propria voce, non lo so, però non è questo il modo, secondo me. Peggio è riuscito a fare il presidente degli arbitri Nicchi, rispondendo in quel modo a un presidente, perché non ci si può permettere da arbitri di rispondere in quel modo. Casomai, non dico porgere l'altra guancia, ma mettere a disposizione il designatore per spiegare i motivi delle scelte in campo. Facendo delle richieste tramite la federazione, quello che sono i cicli procedurali per chiedere chiarimenti a livello arbitrale. Quindi Nicchi ha sicuramente sbagliato nel replicare in un modo sgarbato, poco gradevole, e nascondendosi dietro, che a me non piace,
vengono poi picchiati i ragazzi nelle categorie inferiori, non è certo per lo sfogo di Commisso, ma forse anche se qualcuno poi viene picchiato è per l'arroganza sua nella risposta, secondo me. Quindi dovrebbe fare un passo indietro, chiedere scusa per quella risposta, perché è stato di cattivo gusto e a me ha dato veramente fastidio. Premesso che ho detto che Commisso ha sbagliato, secondo me, a fare quell'esternazione. Poi in trasmissione è stato simpatico, ha analizzato, anche se non era d'accordo con me nell'analisi degli episodi, visto che io analizzo gli episodi arbitrali, però è stato simpatico, ha dato la sua opinione, non è un tecnico competente sotto l'aspetto regolamentare, però è un tifoso e ha dato la sua opinione. Ecco, tu hai toccato a questo punto, visto che fra poco ci saranno le nuove elezioni e candidato il presidente uscente praticamente, che sì, dovranno cambiare delle regole, allora a questo punto... No, sono state cambiate già, troppe volte. Sono state cambiate altre volte, però insomma, ecco, diciamo, così facciamo un punto abbastanza chiaro. Secondo te, no, perché lui, sto parlando di Nicchi, si ricandida per un altro mandato? Si ricandida perché nessuno all'interno dell'AIA ha il coraggio di dirgli che deve smettere, che ha fatto il suo tempo, perché si è circondato di yes men, di tutte persone che gli dicono sempre sì, ha perso nella sua gestione 5.000 unità, 5.000 persone tra arbitri effettivi, fuori quadro, arbitri benemeriti, insomma, sono scomparsi 5.000 figure arbitrali. E credo che solo questo debba far riflettere lo stesso Nicchi e fare un passo indietro. Mettiamo lo scempio tecnico che si è compiuto in questi anni, si sono persi talent scout, non si riescono a trovare grandi arbitri. Noi vediamo la Serie A, che si salvano grazie ai soliti Rocchi, ai soliti Orsato, sbagliano anche loro, per l'amor di Dio, però hanno competenze e capacità. Sono cresciuti arbitri come Maresca, bravi, come Guida, che erano partiti magari zoppicando, ma si sono ripresi molto bene. Ma in Serie B c'è uno scempio. C'è veramente un... che io sono preoccupato, visto gli arbitri di Serie B dirigere gli ottavi di finale della Coppa Italia, doveva essere una vetrina per loro, è stata una vetrina allucinante, con scempi arbitrali che non si erano mai visti a questi livelli. Quindi credo che Nicchi debba veramente riflettere se candidarsi o fare un passo indietro e magari far candidare un suo uomo, come potrebbe essere il suo vicepresidente Narciso Pizzacreta, che è una persona che sa parlare, che ha grandissima esperienza. Se no, ci sarà un altro candidato. Ma avrà un avversario col Brasile? Io sono convinto di sì, ci sono diversi... Credibile, dico. Sì, perché... io credo oggi all'interno della struttura AIA c'è una figura credibile che ho sentito, letto, che è Alfredo Trentalange. Lui credo possa essere una figura che a me piace molto come persona, molto equilibrata. Quindi credo che possa essere lui l'antagonista principale a Marcello Nicchi, però è una mia idea, io sono fuori da troppi anni dall'associazione. Tiziano, ad oggi lui collabora con Nicchi. Ha un ruolo tecnico, è responsabile del settore tecnico, ovvero tutta quella parte regolamentare all'interno dell'AIA, dà disposizioni alle commissioni, alle regioni, insomma, è quello che sovraintende la parte regolamentare in Italia. Ecco, si parlava anche, così approfondiamo questo argomento, che è un argomento in un modo molto interessante, si parlava anche che lui vorrebbe riunificare A e B insieme, anche perché io credo che sia opportuno questo. Proprio lui, però Simon, diciamo una cosa, perché qui si sta rovesciando la realtà, lui è stato quello che le ha divise, quindi partiamo da questo presupposto. Ora in campagna elettorale che venga a dire che le vuole riunire, al settore tecnico mi sembra che 5 anni fa fece una proposta o 6, proprio lo stesso Alfredo Trentalange, e venne bocciata da Nicchi. Quindi le leghe si possono dividere. Se un presidente ha a cuore la propria associazione deve mantenere unite le commissioni arbitrali dicendo noi gestiamo A e B nello stesso modo. Voi dividete le competenze e le spese arbitrali e noi provvederemo a dividerle in base alle esigenze arbitrali di come vengono gestiti gli arbitri in Serie A e in Serie B. Tanto avremmo avuto Rocchi che va a arbitrare il big match di Serie B e non l'abbiamo più visto. Perché a me piaceva andare anche in Serie B nei momenti di calo fisico, dove un arbitro purtroppo non è un calciatore che nel momento di difficoltà si fa sostituire.
oppure vede l'allenatore ti vede che sei sottotono e ti sostituisce. L'arbitro quando inizia la partita capisce che non è giornata e deve limitare i danni. In tante partite è successo a tanti arbitri, è successo a me, come a Milea, a Collina che è stato il più bravo, è successo e devi imparare a limitare i danni. Quindi, cioè, in momenti di basso rendimento, andare in Serie B, intanto hai meno pressione, intanto sei accolto da eroe, ma dico la verità, perché quando vai in Serie B un arbitro internazionale... Arriva l'arbitro importante. Bravissimo, il pubblico, poi ti fischia uguale davanti a un errore e però fa anche bene magari. Si sente... Però hai un rispetto maggiore, quindi si è perso tutto questo. Gli arbitri allo stesso modo, andando sempre in Serie B, non hanno più la passione, la voglia, la determinazione di guadagnarsela, no? Perché io quando guadagnavo le prime Serie A ero contento, ma dovevo meritarmi quella dopo, se no sarei andato in Serie B. Oggi sbagliano e ritornano in Serie A. Quindi si è perso anche questo, questa passione, questa determinazione da parte degli arbitri nel guadagnarsi qualcosa. Quindi, per riepilogare, Nicchi è stato quello che ha rotto la canna. Punto. Poi ci possono fare mille battute di cosa ha rotto, però... questa è la verità, quindi che ora la voglia riunire mi sembra una cosa pretestuosa e che voglia fare campagna elettorale un po' troppo presto. Su quella cosa tempo. Che tu hai detto, ed è veramente... Che ha rotto vero. O... No, quello non mi permetterei mai. No, la CAN, dico. È vero. Allora, sulla cosa dell'arbitro... Ora sviene il conduttore. No, sulla cosa che dell'arbitro che va a fare la partita di Serie B, è ha ragione. Certo. Perché due estati fa... Rocchi, dopo i mondiali, andò a fare una partita di Coppa Italia a Livorno. Io, come ben sai... Sì, sera a Castiglioncello. Mi è estate passata. Che mi chiama Gianluca e mi viene a trovare. Io chiamo il direttore sportivo Signorelli per farmi accreditare. La risposta di Signorelli fu, e via Simon, che mi pigli in giro. Ora Rocchi ha fatto mondiali e viene a Livorno a fare una partita di Coppa Italia. Per dirti, perché non ci credo. Quando arrivarono, quando lo lessero poi nel sito dell'AIA, mi chiamavo e dicevo, e avevi ragione davvero, se te lo dico io, cioè, per dirti, è un onore per una società accogliere in questo caso Rocchi, oppure Orsato, quelli che sono naturalmente... io ricordo... E soprattutto, secondo me, anche è importante che i giovani della Bibi possono confrontarsi con respirare. Quelli... Respirare, io sono cresciuto molto all'ombra come tanti altri, i Rosetti, gli stessi Rocchi, a tavola parlando, mangiando e discutendo con Braschi, con Collina, ma con tantissimi arbitri, perché è un momento di crescita. È un po' come... Non... Immagino Braschi a tavola. Braschi è stato un... Braschi era una buona forchetta, però è era stato... un grande arbitro. Sì. Era un grandissimo arbitro, tecnicamente superiore anche a Collina, almeno a me piaceva molto più di Collina. Poi Collina aveva altri doti, lui altri si arbitri, sulle mani. No, non ce l'aveva proprio, lui stava con le maniche corte, io gli ho fatto da quarto uomo in campi europei e lui era sempre maniche corte, non aveva mai freddo. A Barberino si vede, per cui lo salutiamo. Braschi, che Stefanone, che è un amico. Allora, ci dobbiamo fermare, ci sono i suggerimenti commerciali, abbiamo allungato un po', Papi si arrabbierà, ma naturalmente sistemerà tutto come spesso fa nel miglior modo possibile. Rimanete con noi, i suggerimenti. Conte ha preannunciato lo stop della Serie A. Qui tra poco Simone Cerino sarà pronto sulla Antonio. Notizia. Rimanete con noi tra poco. Il premio. Meglio del design e della tecnologia incontrano l'innovazione dell'ibrido o l'efficienza del GPL nella gamma Sportage. Kia Sportage, sempre più Sportage. Solo a gennaio Sportage GPL, tuo con finanziamento a tasso zero. Kia, the power to surprise.
San Francesco, centralissima, nel cuore di Prato, in via Santa Trinita 32. Aperta tutti i giorni dell'anno, dalle 7 alle 20. Colazioni, pranzi, cene e aperitivi, ma non solo. Disponibile per catering interni o esterni e per eventi aziendali o feste private. Sempre aggiornata sulle ultime novità per il lavoro e per il tempo libero. Sempre pronta a soddisfare la clientela. Sempre all'avanguardia nella tecnologia su quattro ruote. Lo diresti che ha 70 anni? Car, concessionaria Fiat, Lancia, Abarth, festeggia i suoi primi 70 anni. E tu, da quanto tempo la conosci? Scopri le ultime offerte nelle sedi di Firenze e Sesto Fiorentino. www.carfiat.it. Car, muove la città. Per i tuoi pneumatici, rivolgiti a Devil Gomme 2. Vendita e riparazione di pneumatici delle migliori marche, ai migliori prezzi. Per auto, moto e fuoristrada, sempre disponibili. Con Devil Gomme 2 hai una marcia in più. A Firenze, via Manfredi 30 AB. Eccoci qua, ben ritrovati. Ci sono notizie molto importanti. E allora a questo punto cedo la linea a buon Simone Cirino per le ultime news. Queste sono veramente del Presidente del Consiglio, per cui cose veramente interessanti. Prego. Sì, proprio in questi minuti il Premier Conte è in diretta in una conferenza stampa. Le prime parole che prendiamo da Viola News: cambiare le abitudini è difficile, ma alla luce delle nostre raccomandazioni verranno modificate e adattate alle nostre esigenze, ma purtroppo tempo non ce n'è. Stiamo avendo un aumento esponenziale dei contagi e delle terapie intensive. Adotteremo misure ancora più forti per riuscire a contenere l'avanzata del coronavirus, per salvaguardare la salute pubblica dei cittadini. Firmo un provvedimento, io resto a casa. Non esisteranno più zone rosse, ma sarà l'intera Italia ad essere interessata dal decreto. Saranno vietati ogni tipo di spostamento e assembramenti in luogo pubblico. Non ci possiamo permettere più di queste, che sono solo occasioni di contagio. Se avremo altre novità ve le daremo durante la trasmissione. Io obiettivamente mi ricordo che ero in diretta alla radio quando ci fu le Torri Gemelle, e questo credo che sia, per quanto riguarda il nostro paese, un'altra situazione veramente drammatica. Questa è come in guerra. Questa è come in guerra, come anche in perché guerra. Insomma, è una situazione veramente allarmante, ma il problema è che questo contagio si sta sempre di più ampliando. E questa è una situazione dobbiamo che far passare. Il problema è che non c'è sintomatologia. È quello il problema. Quindi in realtà in questo momento noi cinque stiamo bene, ma nessuno ci dice che uno di noi possa essere positivo, perché i tamponi non li possono fare tutti. Certo. Ed è per quello che l'unica possibilità è quella di stare a casa. Di stare a casa e far passare l'onda, e in Cina l'hanno fatto, va fatto anche qui, e trovo incredibile che alcuni abbiano sottovalutato questa situazione andando a sciare o aprire la casa in mare. Oppure dal nord andare al sud. Oppure però quelli dal sud gli hanno detto tornate a casa vostra, perché visto la situazione al sud degli ospedali sono quelli che sono, per noi al nord tornate su che state un po' meglio. Questo è un po' il quadro. Ci sono anche dei messaggi inerenti al calcio, cerchiamo di sdrammatizzare una situazione che c'è ben poco, ahimè, questa sera da sdrammatizzare. Partiamo subito con un saluto a Tiziano e Tommaso Pieri.
tutte e due in studio, eh? C'è anche mio figlio, diciamo. Dopo magari viene a fare un saluto. Perché c'è una telecamera nascosta? C'è una telecamera nascosta qua. Dietro le quinte. Dopo magari ci viene a fare un saluto così con noi. Scusate, in Italia ci hanno abituato a non avere regole certe. Ora che siamo in emergenza ci vuole qualcuno che ce le faccia rispettare anche con la forza dove ci vuole. Petri, la penso sempre come te, ma non ci ascoltano. Graziano. Siamo voci nel deserto. Solo uno con una cravatta del genere può difendere gli Achini. Poi, scusate, è bene distinguere il tifoso dall'ultras. Il discorso poi sul Genova e l'omicidio è incredibile. Meno male domani fermano il calcio, Cuccione da Seano, cui risponde anche il Mana, che ha letto nel sottopancia il messaggio. Per il signore di Seano, ma di cosa parli degli ultras? Per te non siamo tifosi? In Mana. Vuoi prendere anche lei le posizioni così? Ma io mi verrebbe da dire, bisogna anche un po' sdrammatizzare, diciamo che Seano ti dà una mano, no? Gli vorrei rispondere così al signor Cuccione, però io gli vorrei dire, lui è stato arbitro, io sono cresciuto e me ne vanto e sono fiero di essere cresciuto con Curva Fiesole, ho conosciuto tantissimi fratelli Viola con i quali ancora ci vediamo domenicalmente. Essere ultras non vuol dire, a questo signore ti dico, essere delinquente come molti pensano. Essere ultras vuol dire seguire ovunque, comunque, la propria squadra, stargli vicino, poi c'è chi lo fa meglio, c'è chi lo fa peggio, gli estremismi sono sempre deleteri, però diciamo che dal mondo degli ultras ci sono state anche tante cose molto molto positive per il sociale, che vengano regolarmente minimizzate, perché queste persone devono essere demonizzate. Se oggi questo signore va allo stadio e canta un coro è perché ci sono le curve, perché ci sono gli ultras, come sono stati creati negli anni 70 il fenomeno delle curve. Ora le vorrebbero con un toc, siccome non fanno più comodo, perché vorrebbero che i tifosi stessero a casa sul divano e non con una bandiera in curva a tifare la propria squadra, le televisioni oppure a pagamento, la o la tartina, o la tartina come noti politici e frequenta sempre con le tartine, ora non voglio fare nomi, ma insomma, andiamo avanti. E insomma, diciamo che avrebbe tante cose da imparare il signor Cuccione da chi guida una curva, e se lui va a chiedere dalle società che hanno a che fare con questi tifosi, ci sono veramente dei grandi cuori, delle persone che hanno fatto anche qualcosa di sbagliato, ma hanno fatto anche tante cose fatte bene. Ecco. E poi gli volevo dire, ho accanto un genuano, non ho detto niente di male, rammentando il povero Spagna. Perché spagnolo. Sì, Spagna era il soprannome, perché quello che è stato fatto quella domenica è stato qualcosa di vigliacco, di veramente di vile, e quindi l'ho voluto rammentare perché tifosi che purtroppo hanno lasciato la vita per la propria squadra, in questo caso non ho detto niente. Poi Claudio Spagnolo è ricordato con un torneo a Genova, è stato fatto a rapido svolgimento, tre squadre, poi è stata fatta una sfida tra due squadre, quindi insomma è sempre nei ricordi di tutta Genova. Fu un gesto scellerato da parte di un tifoso che credo non fosse neanche poi etichettabile come ultras, no? Quindi era un, ora viene detto cane sciolto, sì. O comunque era un gruppo di ragazzi che era partito, e sono forse anche inspiegabili, sì. Anche certo, lui forse non ha capito bene cosa ha fatto ancora, però fu una giornata terrificante a Genova, perché era a 50 metri dallo stadio. Io ho visto esattamente, c'è nel posto dove è stato accoltellato, c'è un a ricordo, è stato fatto una statua, un cimelio oggi, c'è che ricorda proprio Claudio Spagnolo. Quindi ci sono, poi polemizzare su questa cosa, ha fatto un riferimento, un ricordo piacevole, poi possono essere giuste o meno le parole, perché in diretta parlato si può anche dire magari una cosa sbagliata, però mi sembra sottolineare, ha ricordato un tifoso che non c'è più,
Genoa vinta a Milano, il pensiero è volato a Claudio Spagnolo, magari può aver sbagliato, ecco. Perché però questo signore deve sapere che ci sono anche fra le curve, c'è tanta rivalità, perché noi con i genuani non siamo mai andati d'accordo, però c'è grande rispetto e grande ammirazione verso una grandissima tifoseria che ci unisce la sofferenza, l'appartenenza, la città, perché siamo una delle poche tifoserie legate proprio alla lanterna, al cupolone. Quindi io qui genuano ho massimo rispetto, pur essendosene date per anni e sì, anni e anni. Io non ho la passione tua, io sono simpatizzante genuano, ho fatto l'arbitro, poi col tempo ti dimentichi, io non ho mai arbitrato, non ho mai voluto arbitrare il Genoa, specifichiamolo, sennò poi vanno a vedere. Perché come tutti i calciatori, anche gli arbitri da ragazzini erano appassionati e tifosi di una squadra. Certo. Poi col tempo a 15 anni ho iniziato ad arbitrare, e la passione e la simpatia per il Genoa è andata scemando, c'è cioè solo rimasta una simpatia, no? Un po' come perché il primo amore che ricordi sempre la Sampdoria. Sì, per tanti anni. Questo sì, non depone. Per, no, per allontanati di me. Allora, un metro e mezzo allora, un metro e mezzo. Allora, siamo io fratelli tifosi della Sampdoria. Quindi, allora, c'è Simone Cerino che c'è da darci altri aggiornamenti, inerente il Presidente del Consiglio. Sì, nella conferenza stampa con cui ha annunciato nuove restrizioni per tutta Italia, il Premier Giuseppe Conte ha annunciato anche lo stop ai campionati. A questo punto non c'è ragione per cui proseguono le manifestazioni sportive. Penso al campionato di calcio. Dispiace dirlo, ma i tifosi ne prendano atto. Non consentiremo che siano utilizzate le palestre per lo svolgimento di attività sportive. Cioè praticamente alle 22.04 il Paese ha chiuso i battenti. Da queste parole sì. Domani non si potranno neanche allenare a questo punto no. La squadra. No. Da quello che emerge. Sì, che praticamente la UEFA domani finisce l'Atalanta. Finisce la Champions delle italiane, finisce l'Europa League, non credo possano più giocare. L'Atalanta penso sia già partita. L'Atalanta è già arrivata. Domani giocherà. Però il Napoli e la Juve non giocheranno. Le giocheranno, ma non credo possano andare avanti. Non lo so, io. Ma io credo che l'UEFA prenderà atto di questo. Io il Juve Lione non so come facciano a giocarla. Ma la UEFA prenderà atto di questa situazione, certo, ragazzi. Anche perché, come ha detto Simon in apertura, anche il Basilea. Non hai citato la squadra, se non sbaglio è il Basilea. È il Basilea. Basilea che non può giocare a Basilea. Quando il presidente il sindaco ha detto che non si può giocare a calcio, infatti deve escludere dalle competizioni europee. Che deve fare? Non credo abbia altre. Però tu prendi una. Cioè, questo viene assegnato a tavolino, questa Champions va a finire. Perché elimini le italiane. E poi ci saranno altre squadre. Sì, ma tra 15 giorni la finale è ancora lontana. Scusa un attimo, ma lo sai che danno ci hanno? Cioè, la Juventus se non fa la Champions. Cioè, rischia il tracollo, la palestra che gli tocca però perché allora potrebbe essere non si gioca in Italia e una soluzione potrebbe essere la Juventus, il Napoli si vanno a allenare all'estero, partono e vanno all'estero e fanno le competizioni all'estero, potrebbe essere una soluzione se l'UEFA non decide di uniformarsi alle decisioni. Comunque da tre minuti stiamo dicendo che il paese Italia ha chiuso i battenti. Questa è una cosa veramente drammatica, però da una parte penso che sia anche positiva, certo, perché ci sia meno contagi. La situazione veramente diventa allarmante. Gli ultimi tre giorni è stato un bollettino drammatico. Di guerra, bollettino di guerra. Ci dobbiamo fermare, ci sono suggerimenti commerciali, rimanete con noi, a tra poco. Uno, due, tre. Quando i sintomi influenzali ti mettono KO, puoi provare Vivin Duo, rapido contro febbre, congestione e dolori influenzali. Puoi iniziare ad agire dopo 15 minuti. E puoi passare rapidamente da KO a OK. Vivin Duo, quando il gioco si fa duo. Dopo l'influenza non riesco a ripartire. Io sì. Sustenium Plus, l'integratore energizzante con l'aggiunta di creatina. Sustenium Plus, la spinta che ti serve. È Menarini. Il Bar Valentina, un colpo di fulmine, te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini, tante idee regalo, il pane fresco.
Una meraviglia. E poi il Bar Valentina ti offre un grande servizio: il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook. Dal 1966 Tipografia Mecocci, stampa tipografica, litografica offset e digitale. Dalla progettazione grafica al lavoro finito e confezionato, tutto all'interno della nostra azienda, con serietà e professionalità. Depliant, cataloghi, calendari, libri, manifesti, volantini e tutti i lavori commerciali di stampa. Vieni a trovarci in Piazza del Popolo a San Piero a Ponti, oppure contattaci allo 055 8999226. Tipografia Mecocci, da 50 anni la vostra tipografia di fiducia e dei tifosi viola. Dopo una giornata di lavoro, pulire da soli è impossibile. E perché scegliere noi di Lustrino Servizi? Perché puliamo meglio degli altri? No, pulire bene è scontato e tutte le imprese di pulizia lo promettono. Quindi chiamaci soltanto se vuoi un'impresa di pulizia ben organizzata che risponde rapidamente alle tue richieste e che è sempre presente. Ciao da Manuele di Lustrino Servizi. Eccoci qua, ben ritrovati. Insomma, abbiamo sentito le parole di Conte, sono veramente allarmanti, però insomma alla fine ci voleva per forza una restrizione del genere, perché i contagi in questi ultimi due giorni sono stati veramente numerosi. Il problema è capire a livello ospedaliero come faremo, perché la situazione è drammatica, questa è seria. Per cui l'invito proprio a rimanere a casa. Allora, Simone Cerino, ci sono anche altre situazioni, perché noi parliamo anche di calcio, di sport, per cui insomma domani c'è la Champions League, poi c'è mercoledì un'altra partita di Champions, l'Europa League, c'è già una squadra, il Basilea, che non giocherà in Svizzera la partita, ci sono delle partite che si disputeranno a porte chiuse, per cui se diamo una notizia completa, prego. La UEFA, tramite il proprio sito ufficiale, ha confermato che il Paris Saint-Germain Borussia Dortmund si giocherà a porte chiuse, mentre dall'annuncio dello stesso provvedimento per la partita valida per gli ottavi di finale di Europa League tra Olympiakos e Wolverhampton, in programma il 12 marzo alle 21. Ricordiamo che anche Siviglia e Roma e Valencia e Atalanta saranno a porte chiuse. Avvocato, che diciamo? Lei è parte di diritto. Va a letto. Provvedimento va a letto, perché se no si fa come non da possiamo leggerlo. Da stamattina sento di delle robe su quell'altro decreto ingiuntivo dei tuoi colleghi. Miei colleghi. Come quando si parla di regolamento, non so. È uguale, ma se non si legge diventa. Ecco, però le chiedo una cosa banale, no? Tanto per i rimborsi, ecco, da per chi? Di Sky. Causa forza maggiore, non si va da nessuna parte. Nemmeno il Codacos può intervenire. No, ma di solito sono le domande che la gente si fa, no? Sì, ma la gente si fa le domande, ma bisogna rispondergli da un punto di vista del denaro. E cioè, le cause di un importo che arriva fino a 1.100 euro comportano il pagamento di un contributo di 43 euro. Quindi, se io volessi far causa anche a Sky, per recuperare l'abbonamento sui calcio che costa 24 euro l'anno, se poi il giudice di pace mi compensa... No, costa quantomeno al mese. Al mese, digitale. Digitale, 24, quindi anche per il tempo intercorso che non mi danno le partite, mesi, causa persa, perché è causa di forza maggiore, non si va da nessuna parte, io devo già spendere 43 euro per introdurre il processo, ammesso e non concesso che l'avvocato al quale ti rivolgi non ti pigli una lira di fondo spese. Quindi per far cosa? Per cui praticamente, mettiamo così, sono 100 euro in partenza come minimo. No, quindi, era soltanto per fare, siccome abbiamo la forza comunque, televisiva, discorso fare... lascia il tempo che trova, perché questa è una causa di forza maggiore. Se certo. Poi l'OMS dichiara la pandemia, allora è finito tutto ed è chiuso. Però una causa di forza maggiore così non si può andare a fare rimborsi.
Si potrebbe però vedere, questo sì, quanto dura questa cosa, perché se durasse, ora faccio per dire, ma 5 o 6 mesi, forse ci sarebbe la possibilità di risolvere contratti per eccessiva onerosità, perché io continuo a pagare e questi non mi danno il servizio. L'è vero che non è colpa sua, però è anche altresì vero che io ti pago. Quindi questa sarebbe una soluzione da poter valutare. Sono tutti bravi, in un mese, in 40 giorni si risolve. Sì. Se speriamo. Se tu stessimo a casa, 40 giorni... Ma infatti... Dove si fa castiglioncello la quarantena, insomma? Sta bene. Poi c'è, come dicevano i nostri nonni, i tre aprilante. 3 aprilante o 40 durante, quindi bisogna vedere il 3 aprile come no, bisogna anche un po' sdrammatizzare, perché se no bisogna essere, soprattutto bisogna far trasmettere ai nostri cari, ai nostri un figli un po' di serenità, serenità, ma nello stesso tempo attenzione e rigidità nelle regole. Purtroppo questo è un paese dove le regole non le sappiamo tenere, siamo un popolo di capre, dove in banca andavamo a quello dietro, che c'era di morto, che c'era di morti questi soldi quando facevamo il versamento, poi abbiamo trovato una linea e ci hanno detto te Morino stai così, perché dai noia mentre versi. Ma tante versa. No, ora hai capito, ma quanti altri vittori ti facevano, no? No, per dire. Quindi, per far capire l'italiano quanto è peor. Quindi siamo un popolo indisciplinato al massimo, che parcheggiamo nei posti disabili, io no, grazie a Dio non ho mai fatto, più volentieri la porto a 2 chilometri di distanza, quindi stiamo un attimino alle regole, non ci facciamo prendere dal panico, ma usiamo, specialmente a Firenze, abbiamo questa grande arte dell'ironia, di cercare di rispettare le regole, ma anche di sdrammatizzare un pochino. Sono d'accordo. Dobbiamo prendere esempio da chi le regole le rispetta, in Cina lo stanno debellando, stando tutti a casa. Sì, ma poi ci fanno rispettare, non hanno problemi. Lo stendiamo un velo pietoso, come qui, che sono gli eccessi. Nel fine settimana è successo di tutto, ragazzi. Voglio dire, non è possibile. Però basterebbe che ognuno di noi fa un sacrificio, 15 giorni, sta a casa, limita le uscite per i beni di prima necessità. E oggi siamo come in guerra, siamo in guerra tutti, dobbiamo essere tutti coerenti contro questo virus. È una guerra. E non dobbiamo... cioè commettere leggerezze, perché a volte è una leggerezza, un compleanno, ma non posso dire di no, invece bisogna avere la forza di dire di no, purtroppo. E quando sarà tutto passato vorrei fare un invito a ricordarsi di quel che è successo e come l'Italia è stata trattata dal resto d'Europa. Bravo. E quindi vorrei prodotti italiani, vacanze in Italia. Bravo. Capito? Bravo Leo, tutte le mischialate e tu dici... Ma lo sai, questa uscita ti riammola, guarda, ti riammola. Togli la munizione, togli allora vado al bar, togli la munizione. Vado al bar e ritorno la munizione. No, veramente, questa è una cosa molto giusta. Noi, io e te, ormai siamo affezionati a Castiglioncello. E magari diciamo anche una cosa, di poter permettere... a noi città bottegaia di rivedere i nostri figli che non hanno lavoro, poter riaprire le botteghe e insegnare un lavoro e poter che ci sia lavoro per i giovani, che sarebbe la cosa, che vederli a casa piangere perché vengano trattati un mese, 2 mesi, contratti che non possono farsi una famiglia né niente. Quello sarebbe bello in una città d'arte come Firenze, avevamo pieno di botteghe ed ora i nostri figli sono a giro nel mondo, perché a Firenze, come in tutte le città d'Italia, non c'è un filo di lavoro. Simone. Sì, leggiamo altri messaggi, partiamo da Marco che manda una foto che oggi ha girato molto sui social. Ricordiamoci che ai nostri nonni fu ordinato di andare in guerra, a noi stanno chiedendo di stare sul divano. Marco. Questa è una frase, questa veramente... Ha ragione Marco, bravo. Complimenti, perché è una frase molto bella. Come sempre una grande trasmissione, conduttore eccellente, ospiti come sempre competenti, con la chicca di Tiziano, Marcello di Capannori. Grazie Marcello. Marcello? Marcello non sarà... Di forse Lepa, ho capito di Lepa, guarda, di forse Capannori. Guarda, comunque stai attento Pieri, perché Levani arriviamo bene. Eh beh. Possiamo andare avanti? Certo.
sia chiaro, non ho niente contro gli ultras. Ultras è stile di vita e va rispettato. Cuccione. Che risponde. Grande Cuccione, ti sei rimesso in carreggiata. Salutiamo Cuccione. Decisione del governo inevitabile. Poi si può discutere sulla tempistica, ma questo virus è più pericoloso di quello che si pensava. Marco Forza Viola. Ma se abito a Firenze, posso andare a Prato? O il limite è per la regione Matteo? Che tu va a Prato? Te lo dico domattina appena ho letto, perché io ho lo stesso problema tuo. Avvocato, lei deve leggere allora. Si può andare. Allora bisogna che... Però ora lei non lo può leggere. Posso leggere. No. Anche perché mi fa di capire che non è stata promulgata ancora. No, credo. No, però chiariamo perché stampa fa subito. Una domanda che molti... Non c'è più una libertà di movimento. Siamo un po'... quasi tutti agli arresti domiciliari, dovremmo considerarci un po' così, cioè se di andare a Prato perché bravissimo, perché diamogli una risposta, se ci va a lavorare ci può andare, se va a lavorare io penso se va dalla ganza, però dobbiamo cercare di limitare con la ganza chi può lavorare da casa deve cercare di lavorare da casa. Questo è il messaggio secondo me che deve essere mandato almeno per 15 giorni, comunque fino a fine marzo, da quel che sembra, il 3 aprile. Simone, prego. Riguardo proprio a quello che stava dicendo Tiziano Fieri, il Premier Conte dichiara che non ci sarà più una zona rossa, non ci saranno più una zona 1 e una zona 2 della penisola, ci sarà un'unica zona. Saranno da evitare su tutto il territorio gli spostamenti, a meno che non siano necessari per 3 circostanze. Comprovate ragioni di lavoro, casi di necessità e motivi di salute. Praticamente insomma, È limitata la libertà, ma giustamente, perché credo che abbiamo dimostrato, come dicevano tutti prima, portate esempi a Bettone, Viareggio, che non abbiamo capito che cosa sta succedendo molto probabilmente. Quindi è bene che chi è al governo, e stasera l'ha fatto, lanci un messaggio chiaro. Ed è stato fatto, ora spero che tutti capiscano che non è tempo di andare in vacanza, non è tempo di andare al mare, non è tempo di andare a sciare. È tempo solo di stare a casa, come diceva Marco prima, ai tempi dei nonni fu ordinato di andare in guerra, stare 15 giorni sul divano, 20 giorni, credo che poi alla fine sia proprio una roba così drammatica. No, per chi ha purtroppo problemi economici, certo, e ha spese però da sostenere, oggi è un dramma, credo che lo Stato debba anche poi fare questo tipo di valutazione. Io spero che lo Stato aiutare attività venga incontro a coloro che in questo momento hanno i mutui da pagare, anche hanno tante altre dalla crisi che si genera. Non tutti sono dipendenti. Ma voi immaginatevi, voi, io faccio un esempio banale, no? L'amico che è in ristorante in Piazza Duomo, quale saluto, Gianni Della Buca, ha chiuso per 15 giorni, non c'è un turista. Io l'altro giorno sono uscito, ero in Piazza Duomo, alle 15 del pomeriggio, c'erano 2 carabinieri, 2 poliziotti, nemmeno i borseggiatori c'erano, nemmeno le zingare a chiedere di nuovo, perché non c'era nessuno. Adesso c'era carabinieri, non c'era. No, ma non c'era nessuno, cioè una roba incredibile. Per cui dico, chi hanno i B&B di alberghi, veramente è una situazione drammatica, non avendo i turisti che arrivano, la situazione qui c'è da fare un diventa decreto, veramente difficile. C'è da fare e un anche decreto. Il comune poi perde soldi, perché naturalmente la tassa di soggiorno non la prende più, perché insomma io spero che Nardella non mandi i vigili a fare le multe in qua e là, perché loro sono capaci. Anche in queste situazioni non si peritano assolutamente andare a fare qualche... un conflitto grosso. Assolutamente. Prego, cominciare... Vai, Simone, sì, poi continuano gli aggiornamenti della conferenza stampa del Premier Conte. Stop a scuole e università fino al 3 aprile. Questa è la decisione del governo, annunciata stasera dal Premier Conte, che estende i divieti adottati per la Lombardia a tutto il territorio italiano. Quindi ricordiamo, scuole chiuse fino al 3 aprile. Ecco, io domani inviterei non tutti ad andare a fare la spesa come fossimo a Baghdad, perché c'è vedere domani mattina alle 7 che la gente è in fila, già anche da fra 10 minuti la gente è in fila prima che apri. No, ma era poi già stato detto che limitare anche a fare la spesa uno per famiglia, muoversi anche perché poi tanto la spesa la puoi fare. Lo trovi, non è che siamo allora ci sono i suggerimenti, rimanete con noi. Rush finale tra poco.
La qualità della vita è determinata in buona parte dalla qualità degli ambienti in cui viviamo. Saint-Gobain e Logli Massimo hanno unito la loro esperienza nel campo del comfort abitativo per creare dei sistemi integrati di altissima qualità. Perché la qualità del nostro habitat determina la qualità della nostra vita. Abituiamoci al benessere. Sempre aggiornata sulle ultime novità per il lavoro e per il tempo libero. Sempre pronta a soddisfare la clientela. Sempre all'avanguardia nella tecnologia su quattro ruote. Lo diresti che ha 70 anni? CAR, concessionaria Fiat, Lancia, Abarth, festeggia i suoi primi 70 anni. E tu, da quanto tempo la conosci? Scopri le ultime offerte nelle sedi di Firenze e Sesto Fiorentino. www.carfiat.it. CAR, muove la città. Incubo il trasloco. Basta affidarsi ai migliori professionisti. A chi posso rivolgermi? Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello. Ma è fantastico! Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro. Zeus Traslochi. In via Bocci 105, zona Careggi. Per i tuoi pneumatici, rivolgiti a Devil Gomme 2. Vendita e riparazione di pneumatici delle migliori marche, ai migliori prezzi. Per auto, moto e fuoristrada, sempre disponibili. Con Devil Gomme 2 hai una marcia in più. A Firenze, via Manfredi 30 AB. Caffetteria San Francesco, centralissima, nel cuore di Prato, in via Santa Trinita 32. Aperta tutti i giorni dell'anno, dalle 7 alle 20. Perfetta in tutte le stagioni, disponendo di un dehors esterno riscaldato e di uno spazio interno di grande pregio storico. Colazioni, pranzi, cene e aperitivi, ma non solo. Disponibile per catering interni o esterni e per eventi aziendali o feste private. Eccoci qua, rush finale, sono gli ultimi 5 minuti. Allora Leo, da domani a casa. Domani bisogna attenersi alle regole e soprattutto mi auguro che non ci sia, che tutta la parte politica sia anche unita, che a questo punto non ci deve essere né destra né sinistra né centro, devono essere, i nostri politici devono dare veramente una linea guida molto importante di tranquillità e serenità e che non ci sia nessuno che mette a fare distinzioni e contrapposizioni, sarebbe veramente una cosa vile, soprattutto nei confronti delle povere persone che stanno soffrendo ora con il virus.
Tiziano prima ha fatto un'analisi molto interessante per quanto riguardava la Champions. Ci sta veramente che le squadre italiane emigrino per continuare a fare la manifestazione europea? Ma io l'ho tirata lì, però può essere una soluzione, perché in teoria con questo decreto non ti puoi neanche più allenare, poi chiudono le palestre, quindi i centri sportivi delle società di calcio sono equiparabili alle palestre. È vero che sono all'aperto, ma insomma il gioco del calcio è un contatto fisico dove due persone stanno in maniera ravvicinata e non possono stare a distanza di un metro. In teoria all'aperto tu puoi fare attività, andare a fare jogging, anche se in questo momento anche quello è sconsigliato, perché sì, conviene stare a casa ora. Cui il nipote di le proverà tutte, ma la vedo dura che la Juve possa continuare ad andare avanti. Cioè gli italiani, perché secondo me un provvedimento così drastico porterà anche una reazione a catena degli organismi internazionali. Perché ora, se a calcio in Italia, se il Lione non vuol venire a giocare a Torino, cioè è a titolo secondo me per non venire a giocare a Torino. Avvocato, lei? E se non viene a giocare a Torino, che succede? Passa il Lione, è no, straordinario. Ma non si può giocare a calcio in Italia. In Italia non si può giocare a calcio, per cui il Lione a Torino gioca viene. In un altro stadio. In un altro partita campo. L'andata vinta 1-0, arrivederci, passa il Lione e siamo a posto. O la giocano all'estero, a Malta. No, a Malta, ragazzi, ma no, ma poi il problema che potrebbero dire, noi non giochiamo con gli italiani, perché hanno un problema... Certo. Oggettivo, ovviamente abbiamo un problema oggettivo, siamo i più contagiati d'Europa oggi, poi magari arriveranno in altri paesi europei a breve nel giro, noi siamo in vantaggio, certo. Purtroppo è un vantaggio, ma insomma... Sì, sì. Ma io sono convinto che ora di 15-20 giorni... Ora c'è un provvedimento anche dell'UEFA di sicuro. Sì, però il problema è che domani è martedì e domani gioca. Ma le gioca, cioè, la Francia ormai gioca, è già là. Per Valencia tra l'altro non gioca. Valencia non la gioca. Per me non la gioca. Vai, ormai le belle là gioca. Ormai quella è belle là, probabilmente non faranno... Quella c'è del Napoli. Le ha un passo da quarti finale se una fanno giocare. No, ma soprattutto l'Atalanta ha fatto un percorso incredibile vincendo, arrivando a fare la partita del Valencia dopo il girone incredibile e adesso si gioca una situazione incredibile, veramente. Anzi, invitiamo, avvocato, il San Marino e il Vaticano a non ospitare lei. Perché loro hanno anche il coraggio di andare dai Papa e dici non si gioca a piazza qui, si mette due porte. No, è no, no, è vero, quindi, c'ha ragione il Leo. No, loro si vergognano di nulla. Loro possono fare qualsiasi cosa. Perché quello che è successo ieri, abbracciarsi tutta la cosa, baci, loro fra l'altro si baciano anche in bocca, ho visto. No, frequentemente, no, quindi voglio dire, c'ha ragione. Ieri se ne hanno raccomandati di metro di distanza e tutto, hanno fatto una semi-orgia e go, io l'ho visto. Quindi. Va bene, allora ci sono i messaggi. Sì, vorrei chiudere con un saluto a tutti. Complimenti per la trasmissione dal Pisani di Lucca. Perfetto, allora io vorrei che Simone tu chiudessi proprio, visto che mancano due minuti, con le raccomandazioni, quello che praticamente ha detto poc'anzi il presidente Conte, che credo che sia importante soprattutto. Sì, ricordiamo... che appunto l'Italia non è più in zona rossa, ma cioè, non c'è più una zona rossa, ma è tutta l'Italia che ha questo nuovo obbligo. Praticamente i locali pubblici, ecco una cosa che non avevamo detto, i locali pubblici, bar e ristoranti saranno aperti solo fino alle ore 18 e saranno vietati gli assembramenti di giovani, di gruppi, quindi i locali pubblici chiusura alle ore 18. Allora, noi siamo arrivati in addirittura d'arrivo. Ringrazio Leonardo Vonci e la sua splendida cravatta. Saluta. Tiziano Pielli. Io faccio un saluto, visto questo decreto, si è seduto al mio posto mio figlio Tommaso e mando un messaggio a tutti. Grande uomo di basket, tra l'altro. Un ottimo giocatore di basket. Bravo. Però mando l'arbitro. Un messaggio serio. Ora io... Sì. Come tutti starò a casa con la mia famiglia, mi godrò mio figlio che è già grandino, come vedete anche se è seduto. È più alto. Quindi invito tutti a riscoprire la bellezza della famiglia proprio in questo periodo. Questo credo che sia veramente un messaggio molto molto bello. Leonardo Petri, grazie. Ci vedremo di prossimo, chissà, non si sa. Chissà non si se sa. Ci rivedremo. No, detto così. No, Petri. Qui, nel senso, qui. Ti giochi, no, i cartellini no. Facili sempre. No, no, buona domanda. Ora si va.
ci rivedremo, ma non si sa qua. No, speriamo di tornare qua lunedì, analizzeremo altre cose sicuramente. Ora si va a lavarsi le mani. Avvocato Magli, grazie. Io bevo l'arancello, che è l'unico antidoto contro il coronavirus. Arancello di categoria. Salutiamo anche gli amici, i fratelli Fria, che ci seguono sempre con grande piacere, Vito, Gianni e naturalmente Piero. Simone Cerino, grazie, è stata difficile, grazie, una trasmissione molto particolare. Volevo ringraziare anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito lunedì scorso con Emiliano Bigica, la trasmissione che è andata benissimo, è stata vista e rivista anche sui social, vi ringrazio veramente di cuore e come ringrazio come sempre Saverio Pestuggia e Viola News, che grazie a loro noi andiamo nel mondo. Io mi fermo qua, grazie a tutti, ci ritroveremo lunedì prossimo alle 21:15, speriamo. Buonanotte.